Buongiorno, oggi vorrei recensire i rossetti di Make Up Atelier. I rossetti di Make Up Atelier vengono racchiusi in una palette. Ogni palette contiene 5 colori, dal più chiaro al più scuro. Il primo, luce da labbra, effetto specchio di lunga durata. Secondo, il rossetto molto chiaro perlato che può essere messo al di sopra di altri colori per donare maggior volume alle labbra. Il terzo colore definisce la colorazione di intera palette, il quarto il colore più carico rispetto al terzo e quinto il colore ancora più carico rispetto al quarto. I rossetti emanano un odore particolare, però quando i rossetti vengono messi sulle labbra, l'odore svanisce dopo 3-4 minuti. Sul mercato sono presenti più o meno 20 palette per tutti i gusti, ci sono le palette con rossetti sui toni naturali, in effetti questi palette sono adatti per trucco da giorno oppure quando vogliamo creare un trucco per intensificare di più gli occhi e lasciare naturali le labbra. Poi ci sono le palette con rossetti molto carichi e vivaci, adatti per trucchi creativi e artistici, e ci sono le palette con quali si può creare i trucchi primaverili e estivi oppure trucco da sera. Io possiedo 2 palette, il numero 13 Rose Nacre, qua sono presenti i colori rosa fucsia e viola, questa palette contiene i colori abbastanza vivaci, e un'altra palette sui toni naturali 04 Brun Rose, che contiene i colori rosa marrone. Adesso vi lascio vedere l'effetto dei rossetti sulle labbra e parliamo dopo della composizione dei rossetti. Della composizione di questi rossetti. Ho studiato gli ingredienti e ho trovato che la composizione è davvero ottima. Sono presenti le sostanze sia nutrienti sia idratanti e anche come le sostanze antibatteriche e antisettiche sono presenti le sostanze meno aggressive rispetto a parabeni e fenossietanolo. Così questi rossetti sicuramente sono adatti per uso quotidiano. Le vostre labbra rimangono colorate, ma in stesso tempo nutrite e idratate. Adesso vi lascio vedere gli ingredienti che compongono questi rossetti e ci vediamo dopo. Idrogenato polisobutene, olio sintetico, inodore, resistente all'ossidazione, utilizzato per ammorbidire la pelle, in grado di fare più densa, la parte oleosa del prodotto cosmetico. Olio di ricino, antisettico, nutre, ammorbidisce, idrata la pelle. Meristil lattato, etere di alcol meristilico e acido lattico. Sostanza idratante, non irrita la pelle. Viene utilizzato come emolliente. Cera Alba,
aiuta a preservare umidità. Componente antibatterico e filmogeno. Cera carnauba. Origine naturale. Derivato dalle foglie della palma, copernicia, cerifera. Possiede eccellenti proprietà per contenere l'acqua. Candelilla cera. Cera vegetale. Ottenuta da diverse piante del Messico. Trattiene umidità e possiede lieve effetto antibatterico. Allega la plasticità ed opacità al prodotto cosmetico. Burro di karité. Sostanza nutriente, emoliente, idratante ed ammorbidente. Protegge la pelle dai raggi solari. Olio di girasole. Sostanza nutriente, idratante, antiossidante. Protegge la pelle dalle aggressioni ambientali. Alcol benzilico. Un liquido incolore con un odore gradevole. Si trova in alcuni oli essenziali, per esempio il gelsomino. In cosmetica viene utilizzato come conservante ed antisettico. Meno aggressivo rispetto ai parabeni e fenossi etanolo. Acido diidrocetico. Conservante. Antibatterico ed antimicotico. Non irritante. Avete notato che gli ingredienti emessi nei questi rossetti sono molto buoni? E anche il prezzo della palette abbastanza ragionevole. Una palette di Makeup Atelier, un marchio professionale, costa quanto costa un gloss o un rossetto di alta profumeria. Così potete acquistare almeno una palette e vedete come vi trovate. Adesso vi auguro buona giornata e alla prossima!